Abbiamo visto diversi esempi, alcuni più riusciti di altri, di integrazione, diciamo, delle aziende sui social media, soprattutto Facebook, si parlava di e-commerce e delle varie modalità che è possibile implementare dal negozio direttamente su Facebook alla pagina fan su Facebook. Però l'utilizzo che le aziende ne fanno e il linguaggio che utilizzano effettivamente nel rapportarsi agli utenti spesso non è quello adatto, diciamo, perché ovviamente gli utenti vengono con richieste molto, molto specifiche, con critiche spesso, che sembra che le aziende non sempre sono in grado di gestire in maniera efficace. Qual è il quadro, rispetto a questo aspetto per quella che è la tua esperienza? Io vedo che le aziende stanno pian piano cominciando a capire come si dialoga all'interno dei social network e forse è proprio questo il punto di svolta, comprendere appunto, come dicevamo prima, che si passa da un ambito in cui si fa comunicazione a un ambito in cui si dialoga, si fa conversazione. Una volta superato questo scoglio, poi le aziende si rendono conto che le critiche possono essere gestite, che non esiste critica dirompente, che a volte le critiche sono motivate e quando le critiche sono motivate è nell'interesse dei consumatori e dell'azienda riflettere e modificare il proprio comportamento, magari ammettendo di aver sbagliato. E questa è una cosa che riesce difficile alle persone, figuriamoci agli organismi complessi come un'azienda. Quindi io sono da questo punto di vista ottimista sul risultato, nel senso che immagino che pian piano le aziende tutte cominceranno a capire che il mondo è cambiato e che sono cambiate le dinamiche transazionali. Ritengo anche che quelle che non lo capiranno avranno un problema e probabilmente ne subiranno le conseguenze, ma il mercato è anche questo, il mercato è anche sostituzione delle aziende che non riescono ad adeguarsi al suo cambiamento. Non è una novità, l'abbiamo visto nel tempo con tutti i processi di innovazione, con tutte le grandi novità del mercato. Certo, oggi le aziende si trovano in un contesto che è profondamente diverso e che soprattutto cambia con molta più rapidità rispetto al passato e quindi è chiesto alle aziende uno sforzo molto più alto in un contesto in cui se prima appunto il cambiamento avveniva nell'arco degli anni, oggi le novità si susseguono a un ritmo incessante nell'ambito dei mesi e questo da una parte richiede alle aziende la necessità di essere sempre sul pezzo, dall'altra richiede la capacità di fare un passo indietro e studiare quello che succede per essere in grado di comprendere quali sono i trend da seguire da quelle che invece sono mode troppo passeggere per essere cavalcate. Quindi, da una parte, attenzione alla rapidità, sia in termini di opportunità che in termini di capacità di distaccarsi dal pathos, dalla paura di questa fluidità, di questa società che Baum chiama liquida. E riuscire a comprendere quali sono i trend da seguire. Questo naturalmente fa riferimento poi al grande problema. Oggi, parlando di aziende, social network, si parla di Facebook. Questo io ritengo comunque che sia un vantaggio, nel senso che Facebook sta cambiando così profondamente i comportamenti delle persone da rendere queste persone in qualche modo affrancabili da Facebook stessa. In altri termini, a me non importa che oggi Facebook sia in una posizione di grandissimo vantaggio rispetto agli altri, perché sono convinto, come è successo in passato anche nel nostro mondo, quello dell'ICT, che nel momento in cui Facebook farà un passo falso, arriverà qualcun altro che lo surclasserà. E questo è un problema, come dire, di Zuckerberg e di chi lo surclasserà. Però qual è il valore che sta creando Facebook? Facebook ha creato nelle persone, ha ingenerato nelle persone dei cambiamenti nel comportamento che sono cambiamenti che rimarranno nel tempo. E di conseguenza è difficile che le persone, una volta che hanno imparato a dialogare, vogliano disimpararlo. Di conseguenza non sarà Facebook, sarà qualcosa di diverso, ma io ritengo che il mercato andrà in una direzione sempre più conversazionale. Per questo dico, le aziende o lo capiscono o chiudono. Tra l'altro, qui si innestano una serie di discorsi appunto su quello che può essere, su quelli che possono essere gli strumenti che aiutano coloro che si occupano di comunicazione effettivamente all'interno delle aziende per portarsi al passo, diciamo. Quali sono secondo te le fonti, le idee piuttosto che i clou train manifesto, diciamo, che possono aiutare a dare un'impronta di questo tipo? Ma io penso che, come sempre succede, l'essenziale è partire dalla conoscenza delle risorse. E essendo le risorse per gli economisti, quegli elementi limitati e in competizione che determinano poi l'andamento di un mercato. E a questo punto c'è da chiedersi qual è la risorsa del mercato, l'unica risorsa in comune a tutte le aziende. Beh, secondo me in quest'epoca storica la risorsa è fatta dai clienti, cioè l'unica vera risorsa non sono più le materie prime, la capacità tecnologica e quant'altro, sono le persone.
dal punto di vista della comunicazione. Di conseguenza, il vero, come dire, il vero toolkit è quello fatto dalla capacità delle aziende di gestire in maniera ottimale le persone in quanto risorsa, sia le persone che lavorano all'interno dell'azienda che i suoi clienti. Per le persone che lavorano all'interno dell'azienda, qualcuno parla, penso a Josh Bernhoff che parla di Empowered, penso a tutta quella tradizione che viene insomma dagli anni 90, per la quale una volta si diceva, perché poi alla fine le cose cambiano molto meno di quanto non si pensi, e dire che la soddisfazione del cliente è direttamente proporzionale alla soddisfazione dei propri dipendenti, che sembra un'affermazione letta su un libro attuale di Josh Bernhoff, che è appunto Empowered, che parla del ruolo di questi dipendenti in quanto testimoni, eccetera, eccetera, in realtà è qualcosa che le teorie manageriali portano avanti da ormai 20 anni, però oggi è sempre più vero e noi dovremmo passare, per quanto riguarda la nostra capacità di gestione delle risorse umane che lavorano all'interno dell'organizzazione, da quell'approccio che, ecco, le vede passare da risorse umane a umani con delle risorse. E una volta che riusciamo a capire che l'azienda è fatta di persone, a quel punto riusciamo a capire che esse sono la vera risorsa e che lavorando su di esse possiamo sviluppare meccanismi di reale competizione. E stesso discorso vale per l'utenza. La risorsa delle aziende sono i suoi clienti. La nostra capacità di gestire i clienti rappresenta il vantaggio competitivo. Quindi gli strumenti nascono da tutti quei meccanismi che consentono di creare un'interazione più onesta, più corretta, più come dire, pulita, lineare e più efficace con i propri clienti, tenendo presente che siamo in un contesto in cui la rete evidenzia tanto i punti di debolezza delle aziende quanto i punti di forza, cioè per le persone è sempre più facile capire quali sono le aziende corrette e quelle scorrette e le persone spesso, molto più spesso di quanto le aziende non vorrebbero pensare, sono in grado di riferirsi alle aziende corrette e valorizzarle. E questo penso che sia la reale risorsa, rendersi conto che il potere è realmente in mano delle persone. Questo penso che sia forse il cambiamento più grande di tutti, più di tutte quante le metriche, più di tutti quanti i meccanismi di calcolo del ROI e via dicendo. A proposito di questo, ti volevo chiedere, pensi che sia importante quindi essere aperti ai social media, aperti al social, alla conversazione anche all'interno dell'azienda? Ma io non penso che sia importante, penso che sia l'unica strada, nel senso che l'azienda può. Oggi le aziende sono di fronte a un bivio. Il problema è che spesso viene malinterpretato il ruolo di questo bivio, il senso di questo bivio. Mi spiego. Le aziende pensano di dover fare una scelta, rendersi conto del fatto che esistono i social network o non rendersene conto. Io penso che le aziende che hanno questa impostazione, drammaticamente decidono di non occuparsi dei social media, sono destinate a medio o a lungo termine a chiudere i battenti. In realtà le aziende hanno altre due scelte, sono le uniche scelte. Rendersi conto che esistono i social media e decidere di dialogare attraverso i social media, o rendersi conto che esistono i social media e gestire i social media attraverso un'attività meno attiva, meno proattiva. Quindi queste sono due scelte legittime, ossia io non penso che le aziende debbano necessariamente avere tutta una pagina su Facebook o avere tutte quante un blog o essere tutte quante relazionali. Alcune aziende possono ritenere opportuno che non sia giusto relazionarsi con gli utenti. Ma ciò non toglie il fatto che gli utenti parleranno di loro, ciò non toglie il fatto che non possono essere assenti, almeno dal monitoraggio di questa conversazione, per comprendere quello che da questa conversazione può essere il valore da estrarre. Quindi, in altri termini, le uniche due strade possibili sono attivamente presenti sui social media o li ascolto. La strada di fare come le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo, non è contemplabile. Molte aziende questo non lo hanno capito. Quindi a un certo punto pensi che effettivamente cambierà anche la struttura interna organizzativa, cioè rimarrà per esempio la struttura gerarchica manageriale che conosciamo oppure ci saranno dei cambiamenti? Ma io penso che il cambiamento che stiamo vedendo nella comunicazione non può che ripercuotersi sulle strutture organizzative. C'è però da dire che alcuni punti di vista di chi si occupa di Web 2.0 e di Enterprise 2.0 sono probabilmente troppo radicali. Perché? Perché rispetto al passato, nell'approccio orientato al social networking esiste un grande elemento di forza che però contemporaneamente e simultaneamente è anche un elemento attraverso il quale, dal mio punto di vista, si può intravedere la persistenza di strutture gerarchiche. Cioè noi confondiamo le reti con sistemi egualitaristi in cui tutti sono uguali. In realtà chi si occupa di social network analysis sa bene che i nodi all'interno della rete sono quali più grandi e quali più piccoli. Ci sono i nodi piccoli, ci sono gli hub.
verso i quali convergono tanti nodi. A un hub può essere collegato un hub più piccolo e a sua volta questo hub più piccolo è collegato a tanti nodi. Questa è una struttura gerarchica. Quello che cambia è la modalità di composizione della gerarchia. E quindi senz'altro ci saranno meccanismi più flessibili di costruzione di queste gerarchie. Le reti sono caratterizzate spesso da un'estrema variabilità di questi hub, non soltanto le reti sociali, le reti in generale, le strutture a rete. In altri termini, quello che è un hub oggi può essere un nodo periferico domani, ma comunque in rete ci si stratifica sempre attraverso diversi hub. E io penso che questa struttura ce la riporteremo anche nelle aziende, quindi non vedo strutture matriciali, vedo strutture a rete, che è cosa ben diversa. Sono strutture nelle quali le leggi vengono ridefinite dinamicamente in funzione di cosa? Della competenza, del valore, della capacità. Capacità che è anche capacità di gestione di queste gerarchie stesse, quindi capacità di gestione dei flussi della rete. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è, ci saranno a breve altre pubblicazioni? Hai in cantiere qualche altro libro? Sì, stiamo lavorando su alcuni testi, mi piace sempre lavorare con persone, perché poi penso che il libro sia più che un'occasione per pubblicare, sia un'occasione per conoscere e per capire. Quindi, all'atere dell'attività, mi piace sempre cercare di strutturarla capendo assieme ad altri, perché da soli sennò si rischia sempre di capire troppo poco. E ovviamente le direzioni sono quelle sulle quali mi muovo da tanto, quindi da una parte le tematiche connesse all'open government su un tipo di attività, dall'altra le tematiche connesse all'analisi della capacità dei politici di relazionarsi in rete. Di solito sono libri collegati a ricerche che stiamo portando avanti. E a proposito di questo, ti volevo chiedere quali sono le ricerche che sono in corso in questo momento. In questo momento stiamo proseguendo la linea del monitoraggio delle attività di comunicazione dei politici, ma stiamo anche sviluppando, sulla base dell'esperienza sviluppata, realizzata e acquisita con le vecchie ricerche, stiamo sviluppando un modello di analisi della reputation dei politici. Quindi stiamo, lavorando per capire quanto il politico non solo è, presente in rete, che rappresenta un po' un primo livello, ma quanto è, seguito in rete, quanto riesce ad essere autorevole e quanto è relazionale. Questo discorso definisce un meccanismo in quattro fasi, quindi presenza, seguito, autorevolezza e relazionalità. Stiamo cercando di studiare l'impatto sulla rete dei politici. Forse questa è la cosa più interessante sulla quale stiamo lavorando in questo momento.